parla la vera donna di classe, il Galateo delle conversazioni. Una buona conversazione è un compromesso tra parlare e ascoltare. La conversazione e l'eloquenza non sono la stessa cosa. Parlare e parlare bene sono due cose diverse. Uno sciocco può conversare, ma un saggio parla. Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi parleremo di un tema affascinante. Il Galateo delle conversazioni per la vera donna di classe. Prima di cominciare, come sempre, vi chiedo un sostegno con un pollice in su e per tutti i nuovi arrivati vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, è gratis e così non perderete i video futuri. Parlare con classe è un'arte e la vera donna elegante lo sa bene. Iniziamo allora col Galateo delle conversazioni, un insieme di regole che trasformano ogni dialogo in un momento piacevole e raffinato. La prima regola è l'ascolto attivo. Una donna di classe presta attenzione al suo interlocutore evitando distrazioni e allo stesso tempo mostra genuino interesse. Quindi è utile guardare negli occhi, eventualmente annuire e soprattutto rispondere in modo attento, in modo intelligente. Ernest Hemingway diceva: «Ho imparato un gran numero di cose ascoltando attentamente. Molte persone non ascoltano mai». Qualcun altro diceva che la conoscenza parla, ma la saggezza ascolta. Seconda regola, linguaggio rispettoso. La scelta delle parole è fondamentale. Una donna di classe utilizza un linguaggio rispettoso evitando volgarità. La gentilezza nella comunicazione e il modo di porsi sono un vero segno distintivo. A volte non è facile, soprattutto per chi è abituato a comunicare in maniera un pochino più sguaiata. Quindi in questi casi è utile fare pratica. Se siamo interessate ad elevare la nostra immagine, la nostra figura, ma anche il nostro cuore, la nostra mente, non è solo una questione estetica, provate, registratevi e guardatevi da fuori. Fate delle prove tutti i giorni, sul campo, con i vostri familiari, a un pranzo della domenica di famiglia, ad esempio. Terza regola, argomenti di conversazione. Scegliere gli argomenti di conversazione appropriati è cruciale, è fondamentale. La donna di classe evita discussioni troppo personali e polemiche. È sempre meglio optare per temi leggeri e interessanti e soprattutto che coinvolgano tutti. Un esempio può essere una conversazione sul luogo, dove siamo in questo momento, magari siamo in un ristorante, in un posto bellissimo, magari ci siamo già stati o per noi è la prima volta. Domandare agli altri commensali se sono già stati qui, ad esempio. Se siamo a tavola, fare delle domande o delle affermazioni sul cibo. Potrebbe essere carino raccontare anche qualche episodio simpatico del nostro passato. Se proprio non sappiamo cosa dire, c'è sempre la carta jolly, parliamo del meteo. Può sembrare un po' banale e antico, però funziona sempre, i nostri vecchi lo sanno, soprattutto per rompere il ghiaccio. Quarta regola, evitare i monologhi. Ricordiamoci che la conversazione è uno scambio, non è un monologo. La donna di classe sa dosare le sue parole dando spazio agli altri per esprimersi. L'equilibrio è la chiave per una comunicazione armoniosa. A volte per carattere, per temperamento, succede di monopolizzare la conversazione. Ma non è che siamo delle persone cattive, assolutamente no. Semplicemente siamo magari pieni di entusiasmo e non ci facciamo caso. Altre volte succede di essere in una fase buia della nostra vita e abbiamo voglia di tirare fuori tutto il negativo che abbiamo dentro. Facciamolo in un'altra sede, magari con i nostri familiari più stretti, ma sicuramente non durante un momento di svago. E dulcis in fundo, la quinta regola, la gestione degli imprevisti. Gestire gli imprevisti con eleganza è un segno distintivo. Se qualcosa va storto, la donna di classe mantiene la calma, cercando di risolvere il problema nella maniera più graziosa possibile. Se riusciamo, ovviamente dipende dalla situazione, cerchiamo di mantenere anche la compostezza. A volte non è facile, è quindi utile non avere fretta nel reagire. È utile temporeggiare per trovare la soluzione migliore. Un consiglio davvero importante potrebbe essere a tutti gli effetti una sesta regola. Ringraziamenti e complimenti. Non dimentichiamo l'importanza dei ringraziamenti e dei complimenti.
In questo modo riusciamo a rendere ogni conversazione positiva e piacevole. I complimenti non devono mai essere falsi, quindi devono essere sentiti. E quindi non vanno dispensati con facilità o leggerezza. Ricordate che parlare con eleganza è un investimento nel nostro rapporto con gli altri. E questo conclude la nostra guida al galateo delle conversazioni. Spero che vi sia piaciuta. Fatemelo sapere qua sotto con un commento, oppure potete trovarmi sugli altri social, su Instagram ad esempio, dove mi dedico di più ai tutorial sul bon ton, ma anche su Facebook trovate degli altri contenuti molto utili. Se invece siete più giovanili e preferite TikTok, ovviamente ci sono anche lì. Spero che molte di voi, guardando questo video, possano trarre beneficio da queste mie parole. E spero soprattutto che questi miei consigli servano per motivarvi e ispirarvi a essere la versione migliore di voi. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui e noi ci vediamo a questo punto fra qualche giorno al prossimo video. Ciao!